Con l'arrivo del 17 gennaio si dà il via a tutti gli appuntamenti legati al Carnevale. A Fano le tre domeniche di sfilate saranno il 28 gennaio, 4 e 11 febbraio, con il Carnevale gratuito al mattino dedicato ai bambini e quello a pagamento nel pomeriggio con il lancio di cioccolate e caramelle dai 14 carri di prima e seconda categoria che sfileranno lungo Viale Gramsci, dove da ieri sono già apparse le tribune. Ospite di questa edizione il direttore d'orchestra Beatrice Venezzi, che terrà un concerto al Teatro della Fortuna il 9 febbraio alle ore 21, mentre domenica 11 parteciperà al corso mascherato e salirà sopra il carro a lei dedicato. Ma tutte le iniziative già visibili online sul sito della manifestazione partiranno già da oggi con la cena grassa e tanti appuntamenti per piccoli e grandi, tra divertimento, visite guidate ai capannoni, sport, cene spettacolo e proiezioni di film per bambini. Anche quest'anno il Carnevale di Fano è un programma ricchissimo, non solo nelle tre domeniche di Carnevale ma anche negli eventi collaterali. Il sabato mattina, ad esempio, tutti a Fano Center, perché ci sarà la musica Rabita con la sua mostra che ci farà uno spettacolo e ci rallegrerà. E il venerdì, tutti i venerdì, al Cinema Masetti sarà offerto un film per bambini e una merenda. Poi, ad esempio, le mostre a Palazzo Bracci Pagani, il Palazzo del Carnevale, ci saranno delle mostre veramente particolari. Per esempio, abbiamo una grande mostra del nostro concittadino, ma grandissimo artista, Andrea Giomaro, che metterà in scena alcune sue cose. Oppure un'altra mostra un po' particolare, però ve la devo dire perché fa tanto ridere. Io fin da bambina ho collezionato gomme da cancellare. E allora, siccome quest'anno dobbiamo disturbare, una sgommata con la presidente. 2000 gomme da cancellare mie, di Maria Flora Giammarioli. E ho dei pezzi veramente particolarissimi. Abbiamo una mostra dei mattoncini Lego e addirittura ci saranno delle giornate in cui ci saranno dei laboratori proprio con i mattoncini Lego. Il 2 febbraio alla Fondazione Carifano la presentazione della 18ª pubblicazione della collana I Maestri del Carnevale, quest'anno dedicata ai manifesti. Sabato 3 febbraio poi la Notte dei Colori si trasforma nel Pomeriggio dei Colori con la sfilata alle ore 16 delle mascherate e dei carri allegorici dal Pincio fino a Piazza 20 Settembre. L'8 invece l'elezione del sindaco del Carnevale, che quest'anno è la maschera pesarese Rabaken, in occasione di Pesaro 2024, sempre in piazza con giochi e musica. Non mancheranno i veglioni, il 7 febbraio quello dedicato ai bambini, mentre il 10 febbraio quello ufficiale, entrambi a Villa Piccinetti. Come ormai tradizione, lunedì 12, lunedì grasso, saremo con il sindaco del Carnevale, che la maschera Rabaken, la maschera di Pesaro, sarà il sindaco del Carnevale di Fano, che con goliardia è stato accolto dal Voulon. Andremo tutti nella sala del Consiglio Comunale per il consueto Consiglio Comunale del Carnevale, insieme al Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini. Ricordiamo anche ovviamente il giovedì grasso, che è una giornata in piazza, logicamente tutta dedicata ai bambini, con una chicca, perché quest'anno abbiamo una collaborazione con l'Accademia Internazionale di Teatro di Roma, che ci manda uno spettacolo di clownerie. Chiudiamo ovviamente con poi il martedì grasso, dove quest'anno abbiamo voluto fare una cosa un po' particolare, abbiamo voluto recuperare anche la parte sacra del martedì grasso, cioè della fine del carnevale. Quindi inizieremo con la parte più profana, quindi danze scatenate, pizzica, saltarello marchigiano, quindi ci trasferiremo poi tutto in Duomo con uno spettacolo invece sacro, quindi una recitazione corale di alcuni testi di Thomas Eliot, per poi tornare in piazza e bruciare tutti i peccati commessi durante il periodo grasso con appunto il rogo del pupo.